Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi predichiamo Jin Shin Jutsu, la disciplina di autoguarigione attraverso il tocco delle mani. Utilizza quindi il tocco delle mani per andare ad attivare il flusso energetico in determinate aree del corpo. Ce ne sono ben 26 sul lato anteriore e sul lato posteriore, si chiamano serrature energetiche di sicurezza. Oggi tratteremo la numero 18, che si trova all'interno della mano, quindi nella parte dell'eminenza tenar, quindi sotto al pollice, questa collinetta della mano, e serve per stimolare l'attività dell'intelletto, ma anche per andare a creare il rilassamento su tutto il corpo, dalla nuca ai piedi. Favorisce il respiro, è strettamente collegata alla zona occipitale, quindi del cranio, ed è importante e utile stimolare questa parte per conciliare il sonno, rilassamento e contro i disturbi, quindi del sonno. E alle volte vediamo come anche toccare la mano di un bambino su questa zona la notte prima di addormentarsi può conciliare il sonno, può dargli piacere. Questo proprio perché, mettendo la nostra mano alternativamente nell'una e nell'altra, andiamo, in accordo con la disciplina del Jin Shin Jutsu, andiamo a stimolare un flusso energetico. Dovremmo tenere la mano dai 2 ai 20 minuti, fin tanto che non cominciamo ad avvertire la pulsazione sotto la mano. Questo è il segno dell'attivazione del flusso energetico. Noi lo faremo semplicemente per 2 minuti, alternando la destra dalla sinistra. Quindi cominciamo con la mano destra, poniamo la mano sinistra sulla zona della serratura energetica numero 18, la manteniamo in questa posizione, chiudiamo gli occhi, ci rilassiamo e respiriamo lentamente per 2 minuti. Apriamo gli occhi, il tocco della mano è leggero, non deve creare pressione, perché noi andiamo a dover percepire cosa si muove sotto e ad attivare attraverso la mano il flusso energetico in questa zona particolarmente importante. Cambiamo adesso mano, la mano destra si poggia sull'eminenza tenar della mano sinistra, chiudiamo gli occhi, respiriamo profondamente e restiamo in ascolto per 2 minuti. Apriamo ora gli occhi, lasciamo cadere le mani, passiamo qualche secondo e ancora in ascolto delle sensazioni prodotte da questa pratica. Consiglio di tenere la posizione per più di 2 minuti, fin tanto che non percepite il flusso, e attendo i vostri commenti per vedere effettivamente l'effetto che ha prodotto in voi, se ha conciliato il sonno o meno, se ha calmato la mente, se ha stimolato l'intelletto. E se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo, perché il benessere di tutti accresce anche il benessere nostro. Noi ci vediamo col prossimo video di Tao Power Life. Grazie.